In Veneto, all'epoca della Serenissima, il Capodanno non era il primo di gennaio, ma il primo di marzo. Questa tradizione ha origini antiche. Furono i Romani, stabilendo la divisione dell'anno, a farlo iniziare oggi, dedicando l'intero mese a Marte, dio della guerra. Ma festeggiare il Capodanno in primavera era usanza anche della popolazione veneta preromanica, perché coincideva con la fine del periodo più freddo dell'anno. I festeggiamenti in Veneto prendono il nome di Batimarso e la festa del Batimarso è tornata quest'anno in diversi comuni della zona dopo lo stop forzato nel periodo pandemico. L'usanza ben nota è quella di andare in giro per strade e piazze battendo forte su pentole, coperchi e altri strumenti rumorosi, facendo insomma confusione per far scappare l'inverno e propiziarsi la primavera nella quale si dava avvio ai lavori agricoli. E allora non resta che augurare buon caodeanno a tutti i veneti.